e partiranno con una rimessa laterale. Tentativo di allungare il gioco. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Possibilità di tiro. Lancio lungo del portiere. Prova a metterci il piede. Opportunità di ripartire. Buona la sua progressione palla a piede. Ecco Morata. Hulk. Morata. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Simi. Va qui. Se ne va. La mette in avanti. Sono finiti i primi 45 minuti. Squadre negli spogliatoi. Primo tempo intenso. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Nessuna delle due squadre riuscirà a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo. Speriamo che il secondo ci offra qualcosa di più, francamente. Si riparte per il secondo. Finora siamo ancora in parità, senza gol. Vediamo se la situazione si sblocca nella ripresa. Cross in arrivo. Nessuno raccoglie il traversone. Buona l'azione sulla destra. Vediamo come evolve. Inventa nello spazio. Spazza via. Ci mette una pezza. Mette il turbo. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Va al cross. C'è il cross. Si salvano con la traversa. Ottima l'azione, conclusione però non all'altezza. Avevano molte opzioni in area di rigore, questo è il modo di attaccare. Scodella in avanti. Cesc Fabregas. Cesc Fabregas. C'è la palla lunga in avanti. Ci mette una pezza. Intervento provvidenziale il suo. Va qui. Continua ad andare. Palla a piede. Si riparte con un fallo laterale. C'è il tiro! Il portiere si oppone. Che grande parata! Una parata eccezionale! Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Fa
fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Passaggio intercettato, si interrompe il fraseggio. Fabregas. Non può sbagliare. Cerca il tiro. E ha sprecato una grande occasione da posizione davvero molto interessante. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Piontek riceve il passaggio. Cross raso terra. Ecco un'occasione di contropiede. Passaggio sulla destra. E passa. Difesa fa il suo a lottare la palla. Lungo passaggio in avanti. Morata. La gioca sulla destra. C'è grande movimento senza palla degli attaccanti adesso. Sì Fabio, stanno adottando il tipico sistema di... Ecco la respinta del portiere. Piontek! Fuori di poco, sfortunati qui. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza però fa bene a provarci. Morata allarga il gioco a destra. Para con grande sicurezza. Rimessa con le mani. Ottengono una rimessa laterale. Simi. Aia, tentativo verso la porta. E no, niente, è finito in fuorigioco. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Bagué prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Questo errore potrebbe essergli fatale. Dunque, rimessa laterale. Gomez evita ogni pericolo per il momento. Si proiettano in avanti quando manca ormai poco al termine della partita. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere.
qui può partire il contropiede. Fallo netto, non c'è ombra di dubbio. Il giallo sembra una risposta adeguata, ma infatti è così. Contrasti duri, partita sentita, combattuta. Non bisogna degenerare, però qualcuno si farà male. Gli allenatori saranno sicuramente preoccupati. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Simi. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Gomez! Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Ecco il filtrante. Bell'intervento di Pozzini. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. La cross in mezzo. La allontana con forza. Cerca la porta. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Ottima prestazione da parte delle due difese, finita 0-0, poche opportunità per gli attaccanti. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? È stata una partita tesa, combattuta. Alla fine nessuna delle due compagini è riuscita ad avere la meglio, ma abbiamo assistito a un confronto intenso, soprattutto dal punto di vista tattico. Siamo ai saluti finali. Un doveroso ringraziamento a Luca Marcheggiani. Grazie Fabio, alla prossima! Access to you. Possibile di vedere la prenotina dello stadio.